un cane caldo per prender fresco. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Come state ragazzi? E sì, oggi vi propongo un cane caldo. Non un hot dog, non roba da mangiare, non ho sbagliato canale. Vi propongo un cagnolino caldo perché è fatto di lana. E farlo in quest'estate cocente è veramente una sfida. Ma serve per tenere le porte aperte, quindi è un reggiporta, quindi per fare passare corrente e per farvi stare al fresco in questa calda estate in cui si spalancano i balconi e la corrente fa sbattere le porte a destra e a manca. Vi starete chiedendo: questa è pazza? Sì, ma già lo sapevate, quindi nulla di nuovo. E come nulla di nuovo troverete nel sentirmi dire: attivate la campanella per non perdere i successivi video, se vi va aiutate Arte per Te tramite il pulsante PayPal, ma soprattutto venitevi ad iscrivere sulla pagina Facebook di Arte per Te, 3 video al giorno per rinfrescare la vostra creatività, e venitevi a scrivere anche sul mio account Instagram. Cercate sempre il pennello bianco su fondo rosso e la scritta Arte per Te, e lì dietro si cela la vostra pazza amica Ombretta. Prima che mi liquefaccia dinanzi a voi, spostiamoci di là e andiamo a creare il nostro dolcissimo cagnolino reggiporta. Vediamo un po' come si fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro fantastico fermaporta a forma di cagnolino. Innanzitutto ci occorrerà un barattolo, io ce l'ho in plastica, ma voi potete usare anche un barattolo in vetro, tanto con il trattamento che gli faremo non sarà pericoloso. Alto circa 16-17 cm, dello scotch di carta, un paio di forbici, 4 fiocchetti, 2 più piccoli e 2 un po' più grandi. Qua ne vedete 3 perché io qui ho i nastrini per farvi vedere come ho fatto questo tipo di fiocchetto, quindi i nastrini per fare 4 fiocchetti. Un pezzettino di fommi rosa a forma di goccia, o anche carta velluto o anche cartoncino, un pezzettino di fommi nero che abbia questa forma qui, 2 strass, io non li avevo neri, allora ne ho presi di questo color champagne e li ho colorati con lo smalto, ma in realtà servono appunto 2 strass neri. Poi un cartoncino che misuri 11 cm x 27 cm, 2 gomitoli di lana, pistola per colla a caldo e relativa stecca. Ci occorrerà della sabbia o anche del sale grosso a seconda di cosa avete a disposizione. Naturalmente non depredate le nostre spiagge, prendete la sabbia magari dai campetti di bocce, io mi rifornisco lì solitamente, oppure compratela in tutti i negozi per giardinaggio. Cominciamo subito con il nostro cartoncino. Dobbiamo arrotolare il filo di lana per 25 volte attorno al nostro cartoncino, se avrà queste misure. Ovviamente io vi ho dato delle misure per il mio barattolo, ma se voi avete dei barattoli più grandi o dei barattoli più piccoli, dovete ovviamente ridurre le misure o aumentarle. Vi ho detto che bisogna fare 25 giri attorno al cartone. 5 Quindi con le forbici tagliamo, e tagliamo anche un pezzo in più. Tiriamo fuori la matassa che abbiamo creato dal cartoncino, poniamola al centro di un filino in più che abbiamo tagliato e stringiamo forte forte. Di queste matassine dobbiamo farne 10 di questo colore e 9 di un colore più chiaro. Potete anche variare i colori, basta che sia bicromo e che siano 10 matassine di un colore e 9 matassine di un altro colore. Alla fine del nostro lavoro dobbiamo semplicemente prendere il centro e tagliare in fondo le matassine, così, quindi a forare la base, e voilà, e metterle da parte. A questo punto prendiamo il nostro barattolino e riempiamolo di sabbia bene bene sino all'orlo, e chiudo
perfettamente il mio barattolo. Quindi prendo dello scotch carta e fodero tutto il mio barattolino. Lascio visibile soltanto il fondo, mentre la parte superiore la chiudo ben bene. Non ho coperto la parte inferiore perché nella parte inferiore io ho questo antiscivolo, insomma, che userò per coprire la parte inferiore. Non ve l'ho detto tra le cose necessarie perché non è necessario. Voi, se non avete il feltrino, ovviamente non dovete comprarlo, vi basterà appunto chiudere totalmente il fondo con lo scotch carta e magari foderarlo con un pezzettino di stoffa, un pezzettino di velluto, per rendere la base più aggrappante al pavimento, diciamo così. Questo è adesivo, ma io degli adesivi altrui poco mi fido, quindi do sempre un punto di colla a caldo. E voilà, e il mio fondo è bello chiuso. Adesso è il momento di cominciare ad attaccare tutte le frangine che abbiamo creato. Prendiamone 7 del colore più scuro che abbiamo scelto e 3 del colore più chiaro. Pieghiamole a metà e facciamo in modo che striscino abbondantemente per terra, quindi che superino di un po' la base, anche perché poi noi le rifileremo tagliandole meglio. Quindi, una volta capita l'altezza a cui dovremo appiccicarle, prenderemo un punto di colla a caldo ed attaccheremo la nappina, così. Ne metteremo 7 dello stesso colore, una accanto all'altra. Io con la mia grossezza di lana ne sto usando 7, ma voi magari ne dovrete usare 8, questo non lo so, dipende anche dal filo quanto grosso è e quanto poi spazio prenderete per metterlo. Quindi, indicativamente, questi sono dei numeri totalmente indicativi che poi rivedete a seconda della vostra creatività. Quindi molto vicini gli uni agli altri, prendiamo i bianchi, nel mio caso, eccolo qua, il cugino It, e fate asciugare ben bene. Prossimo step, prendiamone uno scuro e 3 chiari, poniamo dinanzi a noi la parte con la frangia chiara e iniziamo ad apporre al centro, così, uno chiaro seguito da uno scuro, facciamo ben aderire, facciamo seguire da 2 chiari e facciamo asciugare ben bene. Quindi prendiamo gli ultimi 3 rimasti chiari e, partendo dal centro, posizioniamoli 1, 2 e 3 e lasciamo asciugare tutto per bene. Attenti a non bruciarvi. Adesso mettiamo in orizzontale davanti a noi il pupazzotto. Prendiamo le 2 matassine che sono rimaste, puntiamo la colla qui al centro, così, e pieghiamo a metà e mettiamone una qui che vada verso l'alto e una qui, così, separandole bene, che vada verso il basso. E voilà! Prendo 2 pezzettini di laccio, prendo
questa parte qui, la pettino ben bene e a un paio di centimetri dall'attaccatura, tirandola giù ben bene, stringo così e tiro e tiro bene la lana affinché scenda giù per la nappa, sia ben tesa, mentre quella superiore la tiro su forte, tiro su anche un paio dei laterali sempre dello stesso colore, un paio dei posteriori e un altro paio dei laterali e lego il codino in alto. Voilà, uno, stringo forte e due. Quindi porto tutto in su, districo per bene e accorcio dando un taglio a ventaglio. Eh sì, perché il cagnolino va anche tolettato. Arrivati a questo punto, con due puntini di colla a caldo posizioniamo gli occhietti in questa fessura, attenti a non bruciarvi. Non so se lo dico più a voi o più a me, la seconda credo. Uno e due. Il nasino allargo un po' i baffotti e la linguetta l'attacco proprio qui alla base della cucitura, così. E dopo aver fatto la faccina dobbiamo pareggiare baffi e balzina tutto alla stessa altezza, quindi piano piano, senza confondere le due frange, quindi la frangia superiore rispetto alla frangia inferiore, ritagliamo dritta la balza superiore e poi ovviamente anche la parte inferiore. Mano decisa e taglio dritto. A questo punto è il momento di creare i bei fiocchetti. Vi faccio vedere come ne ho fatto uno, poi voi fatene quattro, due grandi e due piccini. Allora, in questo caso lo faccio doppio perché è quello del collare, quindi lo faccio più ricco. Sovrappongo due nastri, li chiudo così ad occhiello, quindi schiaccio e ok e piego così, voilà, prendo un altro nastrino, lo passo in mezzo e lo chiudo con un bel nodo, uno e due. E voilà, adesso una volta chiuso sistemo il fiocco, tolgo l'eccesso e vado ad inserirlo lì dove voglio che adorni il mio cagnolino. Sicuramente qui dove ha il codino, punto di colla e fiocchetto. Dove ha le orecchie, punto di colla,
Mouclé si sta agitando, comincia a temere la concorrenza. E Fiocchetto da una parte. Che carino! E qui, al centro, mettiamo il tuo bel fiocchettino. Oh, bellissima! Adesso questa faccina che si muove troppo, con un punto di colla, la assicuriamo al supporto, così dividiamo i baffotti e li pettiniamo. Non è un amore? Ditemi se non è un amore. Una, cos'è? Uno shih tzu tutto pelo, per proteggere le nostre camerette e per fermare le porte e non farle sbattere. Ora, così capisco che vediate molto poco, allora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo subito dopo. Pau pau! Ma non è troppo carino il nostro shih tzu reggiporta? È fantastico! Naturalmente è un'idea che ho visto su Pinterest, non è una mia idea originale, però ho voluto rifarla con la lana, perché io l'ho visto fatto col cotone, ma quanto veniva a costare? Compravo un reggiporta di Lalique allo stesso prezzo, e poi quello che ho visto non era neanche un reggiporta, era soltanto un cadeau, un pupazzo. Io l'ho voluto declinare alla utilità casalinga e ho voluto creare questi reggiporta divertentissimi con cui adornare le nostre stanze e farci anche un po' di allegra compagnia nel creare un oggetto di utilità che di solito è brutto a vedersi. Invece con i nostri cagnolini le porte saranno felicissime di essere rette da un oggettino tanto carino. Ora basta parlare, se il video vi è piaciuto pollice in su, condivisione sulla vostra pagina Facebook e noi ci rincontriamo tutti qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!